siamo ormai vicini al 16 dicembre e inesorabilmente ci si prepara alla scadenza del pagamento della seconda rata di IMU e TASI dovute su seconde case, case in affitto, terreni ed aziende. Andiamo innanzitutto a vedere quali sono i soggetti a cui spetta il pagamento di queste imposte. In merito alla TASI, essendo un'imposta che vede il proprio principio impositivo sulla fruizione dei servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio alla manutenzione stradale o all'illuminazione comunale, i contribuenti passivi dell'imposta possono essere due, qualora differenti: il proprietario ed il soggetto che fruisce dell'immobile, chiamati al pagamento secondo modalità e aliquote stabilite dalle delibere comunali. Inoltre si ricorda che per previsione della legge di stabilità 2016 la TASI non è dovuta dai proprietari delle prime case e dagli inquilini che fruiscono di un immobile a titolo di abitazione principale. Per quanto concerne l'IMU invece è un'imposta dovuta sulla base di un diritto reale di godimento su di un immobile, pertanto a carico dei proprietari e di coloro che ne hanno diritto di abitazione e o uso. Infine, dal 2014 l'IMU non è più dovuta sulla prima casa e sulle relative pertinenze. Per quanto riguarda le procedure di calcolo, allora le procedure di calcolo del saldo sono le stesse utilizzate per il pagamento della prima rata. Praticamente si prende la rendita catastale rivalutata del 5%, si moltiplica la rendita così rivalutata per gli appositi coefficienti previsti per ciascuna categoria catastale, ad esempio 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, escluso A10, e nelle categorie catastali C2, C6 e C7. Successivamente, alla base imponibile ottenuta, si applicano le aliquote di IMU e TASI deliberate dai propri comuni di residenza. Si applicano eventuali detrazioni previste dalle delibere comunali e si ottiene l'imposta da pagare per l'intero anno, oppure una frazione nel caso in cui il diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di calcolo sia intervenuto in corso d'anno. Infine, l'importo dovuto a titolo di saldo sarà pari al 50% dell'imposta annua dovuta, mentre l'altro 50% dovrebbe essere già stato versato lo scorso 16 giugno. In conclusione, ricordiamo che il versamento del saldo TASI ed IMU 2016 deve essere effettuato entro il 16 dicembre mediante il modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo.